destino. Andiamo sul fianco e ci allineiamo per bene, passaggi sotto il punto vita, gambe allineate, piedini che disegnano la coda di un pesciolino, mano vicino all'ombelico senza ruotare verso il pavimento, sollevo le gambe, salgo e scendo. Se riesci puoi fare piede a ballerino, martello, ballerino, martello. La gamba sotto sollevata da terra, così è da carico al nostro trasverso dell'addome. Ti ricordo che il trasverso dell'addome lo puoi immaginare come un bustino, ok? Un bustino che ti protegge la schiena. Ok, vorrei aumentare l'intensità, quindi ti chiedo di andare un po' indietro col tuo tallone in modo che il ginocchio e il tallone siano più indietro rispetto al bacino, non inarcare la schiena, ruota sempre la puntina del piede verso il soffitto e riparti, sali e scendi, controllando il respiro e tenendo sempre l'addome, le spalle basse e il tuo bustino forte. Ok, adesso ti chiedo di venire in avanti con la gamba sotto, sempre staccata da terra, e di aprire questa sorta di forbice. Ricordo che il piede della gamba in alto è ruotato verso il soffitto, il piede della gamba in basso è ruotato verso il pavimento. Fai delle piccole aperture, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi. Poi ho delle piccole forbici con le due gambe parallele al pavimento. Il gluteo della gamba sopra lavora molto, lavora un pochettino l'interno coscia, l'adduttore della gamba sotto. Tieni sempre forte l'addome. Ok, ultimi 3, 2, 1. Chiudi, coda di pesciolino, ultimo sforzo, lavorando un pochino di più il fianco, su tutte e due le gambe, fuori l'aria e inspira. Cerca di non accumulare tensione nelle spalle e ricordati che il lavoro deve partire dal controllo del tuo bustino, del tuo centro. Ok, appoggio, piego la gamba in alto e vado a scaricare. Vado sdraiato, supino, sulla schiena, i talloni abbastanza allineati con le ginocchia, le braccia distese, schiaccio le mie formiche, tolgo il braccio così lo vedete meglio, schiaccio le formiche e vado su a srotolare la mia schiena verso la posizione di ponte. Quando sono su un ponte devo controllare di avere le ginocchia parallele e i glutei strettissimi. Non spanciare verso l'alto, tieni sempre le scapole in appoggio, le coste chiuse, la pancia attiva, stringi, stringi i tuoi glutei, solleva una gambetta, stendila, piega e appoggia, solleva, stendi, piega, appoggia e srotola la schiena giù. Partendo dall'appoggio della parte più alta della schiena, poi via via la zona lombare, l'osso sacro, fino alla codina, inspiro e ritrovo le formiche. E di nuovo ponte, stringo glutei e ginocchia parallele, le scapole in appoggio, sollevo, stendo, piego, appoggio, sollevo, stendo. Porta la tua attenzione sul bacino, che non deve mai cadere da una parte o dall'altra, deve sempre rimanere bello allineato. Ancora una ripetizione. Stendo, piego, appoggio. Stacco, stendo, piego, appoggio. Srotolo la schiena. Ok, e ora girami le spalle e fai partire il video per fare l'altra gamba. Ripeti, altra gamba e di nuovo tre punti come questi. Buon allenamento dei glutei.